Mister, è arrivata una vittoria ed è importantissimo. Abbiamo interrotto la serie negativa. È soddisfatto della prova della sua squadra? Beh, sono soddisfatto per la prova caratteriale ed era quello che ricercavamo, perché oggi dobbiamo valutare anche molto la componente psicologica che c'era in questa partita. Aveva un peso specifico importante, però tutte le volte che siamo andati in campo con il piglio giusto noi abbiamo vinto. E questa è la realtà, questo ha detto sempre il campo. Abbiamo rimesso a posto anche la classifica, che ritorna ad essere interessante. E quindi non abbiamo fatto assolutamente nulla, il percorso è ancora molto lungo, però ci presentiamo ora un'altra partita importante a Perugia con uno spirito diverso. Soddisfatto della prestazione del suo centrocampo? Lei l'ha detto anche ieri, sta cercando di trovare la quadratura lì in mezzo. Oggi come sono andati i tre mediani? Bene, bene. Oggi ho visto un centrocampo essere dinamico e soprattutto sorreggere tre attaccanti, che non è facile, che hanno caratteristiche particolari, che sono sicuramente, quando riusciamo a verticalizzare, una spina nel fianco per gli avversari. È chiaro che in fase di non possesso un pochino bisogna sorreggerli, e credo che oggi abbiamo trovato un centrocampo che è stato ben assortito, dinamico, a tratti ha dato anche qualità. È chiaro che a questo punto di vista ora cerchiamo continuità. Ci dobbiamo abituare a questo da Cruz, Croce e Delizia? Nel primo tempo a tratti è stato devastante, nella ripresa l'ennesima ingenuità, però ci dica lei cosa ha visto dal campo. Ma che è stato devastante l'ho visto anch'io, e questo l'hanno visto tutti. E dice che non gli ha detto nulla di particolare, poi dopo lì insomma scappa una parolina. Ho dei giocatori così, c'è lui, c'è Ninkovic, che io ormai un altro paro dentro al campo per cercare di non fargli perdere la testa. Sono entrambi dei ragazzi meravigliosi che hanno delle sfaccettature caratteriali veramente particolari, però hanno anche la personalità sul campo di tirare fuori delle giocate che fanno poi la differenza. La gestione di loro è una gestione diversa dagli altri. Mi dispiace senz'altro perderlo, probabilmente per due giornate. È un percorso che deve fare lui, deve fare il ragazzo, non lo può fare nessun altro al posto suo. È comunque un ragazzo che ci tiene, dopo quello che era successo ci teneva a fare una grande partita, e oggi ha risposto sul campo, e secondo me è poi quello che conta.